Oh, ragazzi e ragazze, come avrete visto dal titolo, vi faccio vedere come ho fatto io i gessetti. Allora, questo qui è un altro esperimento che sto facendo. Per cambiare le formine, voglio vedere se funziona con questi qua ad espulsione. Facciamo una prova, vediamo se ci riusciamo. Allora, io mi devo mettere un po' da là e un po' dal lato della telecamera, che voglio vedere se inquadro. Allora, ho visto vari tutorial, ho visto pure arte per te di ombretta, come faceva le dosi del gesso. E poi dove sono andata a comprare il gesso, che era un negozio di tutte arti, mi aveva spiegato la ragazza vari modi, tipo che a volte si spruzza addirittura l'alcol, chi invece per esempio spennella dopo che ha fatto l'impasto. Infatti io, perché in modo che, allora, mettendo l'impasto che uno dopo fai con il pennellino sopra, non si rischia di rompere, e infatti io così le avevo fatte. Allora, quindi ci serve un bicchiere di acqua fino a dove sta il segno, poi due bicchieri di gesso, quindi spero che si vede, due bicchieri di gesso, uno e due. Allora, come si fa? Si prende il bicchiere d'acqua e lo andiamo a versare in un ciotolino. Quindi l'acqua si versa nel ciotolino e poi piano piano inseriamo i due bicchieri d'acqua. Fatemi vedere se si vede. Allora, ah, ecco, ora si vede meglio. Quindi mi sembra che si vede. E mettiamo nell'acqua piano piano il gesso. Allora, nel caso lo vogliamo colorare, prima di mettere il gesso, mettiamo o gli acquarelli del colore che noi preferiamo. Gli acquarelli, sì, come aveva detto Ombretta, e quindi gli acquarelli si colora, però si può colorare anche dopo il gesso. E giriamo piano piano, mettiamo tutto il gesso, ecco, e giriamo un poco, giriamo, giriamo. Come vedete, il colore di questo gesso, ragazze, vedete, è grigio. Perché dipende dall'umidità di dove uno abita. Infatti, per fare in modo che il gesso si faccia proprio bianco, a me ci vogliono addirittura 3 giorni per farlo diventare come avete visto voi, le creazioni. E poi mettiamo l'altro bicchiere e giriamo. È proprio difficile fare i video così. E giriamo, giriamo. Oddio, è venuta tutta una bottiglia. Giriamo, dobbiamo girare perché deve diventare liquido. È buono questo, meno male. Ho trovato questo coso che ci stavano le uova di cioccolato sopra questa. Meno male che l'ho trovato. Allora, infatti, vedete che questo gesso è proprio grigio. Poi dipende vi ho detto, dai gessi che uno compra. Io questo qua, 1 chilo, l'ho pagato 2 euro in questo negozio, perché non ho trovato né la scaiola né la polvere di ceramica, ma la polvere di ceramica costa di più. E la polvere di ceramica mezz'ora è bianca, cioè è direttamente bianca. Diciamo che qua invece rimane 3 giorni grigio a casa mia, il quarto giorno diventa bianco. Infatti ho detto, mamma mia, non vengono perché sono grigi. Ma che gesso mi ha dato? Invece poi alcune ragazze mi hanno risposto, dipende dall'umidità, dal gesso che ti hanno dato. Però dopo 3 giorni, il quarto giorno erano completamente bianchi, come il video che vi ho fatto. Ecco qua, quindi giriamo ancora, perché sennò si fanno le bolle. Noi giriamo ancora, si vede? Sì, giriamo ancora. Allora, ragazze, io farò 2 video. Pubblico prima questo e poi ne pubblico un altro, perché se devo aspettare l'unione che Davide mi fa, unisce i video, penso che passavano 2 settimane. E invece, anzi, un bacio a Sofia, perché me l'aveva chiesto Sofia, e ora non mi ricordo, una ragazza che si chiama Roberta, mi sembra. Allora, quindi giriamo finché non si tolgono tutte queste, cioè si fa tipo come se fosse, vedete come diventa? Diventa tipo come se fosse lo yogurt. Comunque è troppo bello, mi piace troppo fare questi gessetti. Ecco qua. Speriamo che viene questa idea di questi qua.
mi è venuto, non ho visto a nessun video che l'hanno fatti con questi, con quelli ad espulsione. Ho detto, vediamo che cosa ne esce, male che vada, abbiamo fatto un altro esperimento. Quindi il prossimo video io vi dirò se sono usciti buoni, se sono venuti bene, o dico ragazze, sono venuti solo i fiocchetti. Ecco qua. Quindi abbiamo fatto. Allora, ora abbiamo messo tutto il nostro il gesso. Pigliamo il pennellino. Pigliamo il pennellino, facciamo prima questo qua e andiamo a fare a spennellare, a mettere un poco di come mi ha detto quella ragazza. Se non mi sbaglio, ho visto pure il video di una ragazza che faceva così. Un'altra invece mi sembra che spruzzavano l'alcol addirittura, perché dice che fare questo fatto così. Fare questo fatto, non ti far, non far rompere il gesso. Facciamo così. Ci vuole un po' più di tempo per fare questa cosa, giustamente, per passare. Specialmente sto vedendo su questo qua che è di silicone. Forse questo qua che è di silicone. Non c'era manco bisogno di farlo. Forse su quelli là più duri. Wow, che bello se vengono i fiocchetti qua, tutti i fiocchetti colorati. Mi ricordo che questo stampo l'avevo usato anche con la pasta di mais, questo stampo di questi fiocchetti. E quindi si perde un poco più di tempo, però dovrebbe venire meglio, cioè dovrebbe essere. Allora, poi prendiamo questa borsetta. Oddio. Allora, prendiamo la borsetta. E spennelliamo pure sulla borsetta. Com'è brutto che non so se sto inquadrando. Non so se sto inquadrando, penso di sì. Speriamo che. Non lo so se vengono, eh. Non so, non ho proprio idea. Allora, facciamo pure quest'altro. Che sfizio, se vengono questi stampi. Mamma mia, sai che belle se vengono questi stampi. Io ho detto, vediamo se vengono. Facciamo una prova. La farfallina. Forse. Speriamo che dopo non si. Devo stare attenta a non far cadere questi cosi qua. Il cuore. Con scritto love sopra. Questo è bellissimo, questo stampino. Il cuore che ho scritto love. Ma chissà se riesce, ragazze. Secondo voi riesce? Quest'altro qua con i quadrifogli. Ecco qua. Io spero che avete capito come faccio. Come aveva detto. Avevo visto, ho detto una ragazza, se non mi sbaglio, lo faceva e me l'ha detto pure questo qua del negozio. Poi c'avevo questa cosa di Hello Kitty, però io ci metto non c'ho la forma, quindi il fiocco non verrà, ma faccio la forma e poi ci metto io il fiocchetto. Vediamo se esce. Che sfizio. Io posso fare tutto quello che sto facendo mo perché sono da sola, perché Davide non ci sta, perché sta lavorando e viene stasera, se no non lo potevo manco fare. Ecco qua ragazzi, una volta che abbiamo messo tutti, abbiamo spennellato e ci vuole più tempo, ora cominciamo a mettere il gesso sopra lo stampino. E quindi, ma non so, ah no, ecco qua vedo che si vede. E quindi mettiamolo. Ecco qua, abbiamo messo il primo stampino, vedete? Ecco qua. Allora, ora devo stare attenta a non farli cascare questi qua. Infatti, ragazze, no, non mi dite niente, aspettate, io li devo mettere in un posto perché non possono cadere. Perché se cadono è finita.
Ecco qua, li appoggiati vicino alla finestra. Facciamo quest'altro perché se cascano, ho fatto tutta fatica sprecata. Quindi riempiamo pure questo. Oddio, forse qua ne ho messo un po' troppo. Quindi pure questo l'abbiamo riempito. Fatemelo mettere vicino alla finestra e là rimangono. Ecco qua, così. Ah, ho trovato pure dove metterli. Che questi qua sono un po' complicati. Riempiamo pure quest'altro. Va bene. Abbiamo riempito pure questo qua. E lo mettiamo da quest'altro lato. Ecco qua. Poi la farfallina. Speriamo che quest'idea, una volta asciutto e io faccio, spingo questo coso dell'espulsione, speriamo che viene, perché non lo so, non ho visto assolutamente nessun video che avevano fatto questa cosa. Ecco qua. E facciamo l'ultimo che è la borsetta. Va bene così. Qua mi rimane pure la. Devo piegare pure un altro stampino, sto vedendo, perché mi rimane il gesso. E mettiamolo qua. Ecco qua. E poi facciamo i fiocchi. Ah, facciamo Hello Kitty. Vedete, è venuta la forma di Hello Kitty? Che sfizio! È liquidissimo ora! Hello Kitty, e ora facciamo. Ah, ce la faccio forse! Facciamo i fiorellini, i fiocchetti. Per esempio, sto stampo qua già è un po' più complicato. Vedete il gesso come esce? Questo è più complicato metterlo qua. Vabbè, non fa niente che. Allora, se il gesso esce fuori non fa niente, perché quello poi tende a rompersi. Questo è quello che mi sta risultando più difficile. Non fa niente se il gesso. Allora, poi quando rimane il gesso non si deve sciacquare perché non si mai si butta. Hanno detto che non si deve buttare nei lavandini perché si appila tutto il lavandino. Infatti, si deve fare seccare. Comunque, posso fare pure qua. Allora, io mo questo lo lascio così. Penso che tanto poi dopo si deve. Quindi deve, sicuramente hanno preso i gessetti. Io poi mi porto tutto fuori il balcone da là. Allora, un attimo solo, ragazze, quanto tempo è passato? 13 minuti. Devo pigliare qualche altro stampino. Facciamo due stelline. Facciamo due stelline. Questo è il calco delle stelline che avete visto. Quindi si spennella un poco. Vabbè, ma qua viene pure. Non, vabbè, viene bene comunque. È cascato pure il coso. Quindi non fa niente. Perché ho capito che su questo si deve fare pure veloce, se no si secca. Subito si secca. Mamma mia, il gesso. Vedi, si sta seccando il gesso. Allora facciamo così. Ecco qua. Ho visto che mi vedete. Mettiamolo col cucchiaio.
perché si sta seccando. Infatti avevo fatto più porzioni, troppo gesso secondo me. Cioè ne ho fatte molte. E naturalmente se si vuole fare una porzione più piccola, cioè più poco, uno mette due bicchieri piccolini e un bicchiere piccolino d'acqua. Era peccato che lo dovevo buttare, perciò sono andata a pigliare le stelline. 4 stelline. Ok, questo mo si secca e poi si può sciacquare. Si può sciacquare. Quindi abbiamo fatto pure queste stelline qua. Niente, ragazzi. Allora, non voglio far passare più tempo. Io l'ho messi tutti là, vedete? Li ho messi sopra il davanzale della finestra. Ora li metto fuori il balcone, però. E allora, vi farò il prossimo video tra domani.